Noi ci vogliamo fortemente che cioè, Genova sia proprio anche fulcro, ecco, di un modo nuovo, di una consapevolezza, una cultura nuova, di vivere il rispetto verso l'ambiente, partendo proprio dal nostro centro storico, che è ovviamente il luogo, insomma, principe, ecco, dei visitatori che cioè, stanno ritornando e che vogliamo fortemente quindi che abbiano cioè, piena consapevolezza, cioè, pieno rispetto per la nostra città. Ogni lattina vale è un messaggio molto chiaro e ci dice che dobbiamo riciclare, dobbiamo differenziare. Genova è primatista per quanto riguarda gli ecocompattatori, ma anche il tema dell'alluminio portato avanti dal CIL è prioritario. E quindi anche questa occasione è un'occasione per ricordare a tutti i cittadini che occorre differenziare, perché attraverso la raccolta differenziata noi recuperiamo materiale di pregio e lo andiamo a riciclare e questo fa bene all'ambiente. Una corsa, un tour che coinvolge 15 paesi e 18 città, da Amsterdam a Dublino, a Bucarest, a Belgrado e a Madrid. Noi abbiamo voluto coinvolgere Genova, una città, un comune e anche un gestore come AMIU con cui collaboriamo da anni per ottimi risultati, ed è un tour per sensibilizzare la raccolta differenziata e il riciclo delle lattine in alluminio per bevande, ma anche gli altri imballaggi, negli spazi aperti, negli spazi aperti al pubblico, quindi spiagge, parchi, eventi sportivi e culturali, proprio per ricordare di fare lo stesso buon gesto di raccolta differenziata non solo a casa ma anche fuori. Adesso che finalmente si può uscire, quindi tutti abbiamo voglia di riprendere un po' le normali attività, è importante anche mantenere questa buona educazione alla raccolta e al riciclo. Genova è sempre stata molto indietro sui rifiuti, da sempre. In questi 4 anni abbiamo posto le fondamenta anche per lavorare sulla differenziata, abbiamo aperto il cantiere per la costruzione del primo impianto di trattamento rifiuti e abbiamo messo in sicurezza l'azienda che nel 2017 si trovava in grande difficoltà. Quindi abbiamo costruito le fondamenta sulle quali dobbiamo poi migliorare alcuni risultati come risultato della differenziata, ma i segnali sono positivi e soprattutto con l'aiuto dei cittadini possiamo raggiungere obiettivi importanti. Ricordiamo l'importanza del riciclo dell'alluminio che consente un risparmio del 95% di energia, gli ottimi risultati in Italia, ricordiamo ben 7 imballaggi su 10 sono avviati al riciclo, quindi invitiamo tutti i cittadini a continuare a mantenere queste buone pratiche. Ringraziamo il Comune di Genova ed AMIU per la disponibilità e per essere sempre un partner attento a queste nostre iniziative. Credo che ogni ente pubblico debba lavorare moltissimo. In un momento storico come questo, in cui il Covid ha comunque fatto rivedere anche molti stili di vita, ecco, ogni comune deve cioè, sempre più sentirsi parte consapevole in causa per un cioè, cambio culturale, sia come cioè, cittadini che ovviamente anche come visitatori.